Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, mamma mia, che sigla eh? questa che volta l'undicesima addirittura con la sigla. Eh, Fantastico. Stiamo facendo le cose in grande, eh, qua. ormai stiamo prendendo sempre più manualità sulla, sulle nostre dirette. Allora, siamo all'undicesimo appuntamento. Oggi una puntata particolarmente vivace, interessante, vero? Sì, anche prima della stagione, perché adesso finalmente. Insomma, è arrivato il caldo, le belle giornate. Siamo in primavera inoltrata, si può uscire sempre con attenzione, le dovute accortezze. Ma si può riprendere piano piano la vita normale e quindi anche la vita all'aria aperta. E quindi. E quindi, e quindi la vita all'aria aperta può diciamo, presentare qualche insidia, adesso poi ne, ne parliamo sicuramente a breve. Eh, intanto invece parliamo un attimo di Ala, giusto due minuti per far capire insomma a chi ci sta seguendo a chi ci seguirà poi in differita perché ricordo che queste dirette poi rimangono sia sul nostro sito www.associazioneligoreallergici.it sia sulla pagina di, di, di Ala di Facebook no? eh, Allora la nostra associazione ricordiamo che iscriversi alla nostra associazione è totalmente gratuito nonostante siamo a Genova eh, proprio perché diciamo la nostra forza è essere in tanti quando noi sediamo no? e, ai tavoli istituzionali essere in tanti oggi, quanti, quanti siamo ad oggi come, come associati? Siamo più o meno 1640, circa. Tanta, certo, tanta roba, tanti. devo dire che, che insomma, comincia a avere il suo peso. Eh, nessuno di noi guadagna una lira, vero, Robin? No, da, da assolutamente società. no, non guadagniamo non nulla. Lo fa, noi lo facciamo è... perché siamo interessati personalmente o per via dei nostri familiari a queste patologie. Ricordiamo che noi ci occupiamo appunto di malattie allergiche e di asma, quindi tutto ciò che riguarda questi tipi di patologie. Asma, perché spesso lo ripetiamo: chi è allergico e asmatico, chi è asmatico e allergico, si sovrappongono le problematiche. E quindi noi cerchiamo di dare tutte le informazioni utili possibili ai pazienti, di aiutarli nelle varie situazioni, nei percorsi, di dialoghi, insomma, ehm, come abbiamo fatto in questo periodo di Covid, mettendo anche riferimenti sul nostro sito dei vari istituti ospedalieri per poterli contattare. In caso di emergenze, per avere quindi un, un contatto diretto con, con i medici. Tra parentesi, proprio eh, di queste ore, la notizia della morte di John Peter Sloan, un comico di Zelig, molto divertente, molto simpatico, eh, e pare che sia morto di asma. Asma è una brutta patologia che, se non viene curata e non viene gestita eh, al meglio dai medici, purtroppo può, può causare. Dei gravi sì. problemi. Abbiamo eh. avuto la fortuna, la possibilità di avere con noi un grande specialista, un grande medico, il professor D'Amato, che ci ha spiegato quanto sia importante, anche la dottoressa Tosca, abbiamo parlato dell'asma nei bambini, quanto sia importante la diagnosi precoce, quindi intervenire tempestivamente, l'aderenza terapeutica. L'aderenza alla terapia è un argomento che ci viene ripetuto ogni qualvolta noi parliamo con dei medici. A proposito dei medici, introduciamo immediatamente l'ospite eh, principale della, della giornata, eh, un'amica dell'associazione, ricordiamo che lei è proprio direttore eh, dell'ergologia dell al Padiglione 13 del San Martino di Genova, abbiamo con noi Donatella Bignardi. Ciao Donatella. Okay. Ciao Massimo, ciao Roberto, ciao a tutti, io Buongiorno sono veramente contenta di essere qua con voi oggi, vi ringrazio moltissimo e ringrazio tutta Ala perché l'impegno che avete descritto è reale, è veramente appassionato ed efficace da tanti anni ed è per noi fondamentale poter contare sul vostro aiuto proprio per arrivare a entrare in contatto con le persone e poter... Eh, così ascoltare le esigenze e nello stesso tempo anche cercare di trasmettere delle conoscenze pratiche che nel nostro campo sono così importanti. Eh, ma quindi, sai, grazie. Per... Eh, no, grazie a te, tra il, il tuo reparto ci ospita dalla nostra nascita: no? noi abbiamo circa una ventina d'anni e, e se... eh, Ala siete, nati, proprio... siete nati nel nostro reparto con la dottoressa Minali. Quindi... Diciamo più che un un'ospitata è stata quasi una, una nascita eh, eh beh, sì. nel reparto, Poi, no? Beh sì, tempo è cresciuta, adesso siamo accreditati mm. a Gaslini, siamo accreditati eh, sì. all'ASB4, eh, bene o male siamo presenti un po' in tutte le allergologie no, della, della Liguria e, e questo per mm. noi eh, pazienti, perché noi appunto rappresentiamo i pazienti, non la parte dei medici, però... Certo. Eh, permette sicuramente di andare ad incidere nelle scelte istituzionali, eh, raggiungendo anche qualche bel risultato, devo dire, nel, nel tempo. Siamo impegnati in diverse campagne, in questo momento in particolare siamo molto arrabbiati per la gestione della parietaria nel comune di Genova, abbiamo tantissime persone sì. con crisi respiratorie, è un disastro, abbiamo scritto al comune, abbiamo fatto una raccolta di firme che... Devo dire, sono un po' arrabbiatino su questo, perché nonostante il video, il mio appello, abbia avuto 10.000 visualizzazioni, abbiamo raccolto circa 150 firme. Ci siamo Io ho firmato, eh! Io ho firmato! Grazie, <ride> Ci siamo chiesti il perché e molto probabilmente c'è anche qualche problema tecnico di questa piattaforma mm. che abbiamo utilizzato, tant'è che stiamo lavorando con il nostro ufficio legale per creare una nostra piattaforma di raccolta firme autonoma e poi se continuiamo a raccogliere 150 eh, firme e la campagna, a questo punto li vado, vado a cercare tutti i eh, 1600 soci, quanti ha detto Roberto a uno 640. a uno. No, non obbligo a firmare mm. perché francamente mi fa arrabbiare la cosa. Va bene, mm. eh, adesso eh, cominciamo con il primo ospite eh, che ci racconterà il Mondo di questi insetti, di questi benotteri, dal punto di vista naturalistico. Quindi introduco Laura Capini, eh, eccola qua. Ciao Laura, presidente dell'associazione ligure produttori apistici miele. Buongiorno ecco. buonasera, grazie grazie dell'invito. Ehm, sì, io sono, sono apicoltrice, sono presidente del, di un'associazione regionale di apicoltori. E, e oggi sono qui un po' a difendere le api. Eh, diciamo, tu ti darai un'analisi dal punto di vista naturalistico, quindi dal punto di vista delle bestiole: no? noi, noi pensiamo sempre che questi animali sono dei fetenti perché ci pungono, perché poi andiamo a vedere ci creeranno anche dei grossi problemi di salute. Ma in realtà piccini, loro fanno il loro mestiere di animaletti, no? Per cui forse esatto. anche che ci fossimo noi e quindi alla fine siamo noi che andiamo a rompere le scatole a loro. Dico bene, Laura. Eh, un po' sì, un po' È sì. Vero? Quindi, sì. allora, adesso io pian pianino faccio sparire Roberto che non ci serve più, Donatella che non ci serve più e eh, cara Laura, ti metto. A disposizione, eh, vediamo se funziona. Eccola qua ecco. eh, la presentazione che tu solitamente utilizzi eh, per farci capire, far capire alle persone perché questi animaletti in realtà sono così importanti. Questa presentazione l'abbiamo fatta insieme eh, al Forte Tenaglie, eh, quindi abbiamo già collaborato con la vostra associazione e devo dire che eh, è stata molto interessante perché appunto abbiamo visto i due aspetti, naturalistico e scientifico. Prego, io ti faccio andare avanti le chart e tu eh, spiegaci un po' cosa è il contenuto. Questo è, è un po' tanto scritta comunque il, il concetto di questa slide è che alle api non interessa pungere, cioè, alle api, alle vespe, a nessun insetto col pungiglione interessa pungere, perché è biologicamente svantaggioso, soprattutto per le api che quando pungono eh, muoiono. Quando sciamano, io ho avuto proprio uno sciame ieri pomeriggio qui a casa, ehm, non sono assolutamente pericolose, mi sono tolta la maschera e sono andata a toccare le api con le mani e a volto scoperto, non con la maschera d'apicoltura e non ho preso punture. Perché quando loro sciamano il loro pensiero è di costruire una nuova casa, quindi si riempiono di miele e non, ehm, ripeto, no, non è biologicamente vantaggioso. Ogni sì. individuo è importante per lo sciame. Quindi non, non gli conviene proprio, ecco. Okay. No, perché scusami è una battuta, ma sì. oggi, quando parliamo di maschere, uno pensa al Covid, pensa alle mascherine, <ride> quando parli di maschere immagino che parli invece di quei strani cappucci che vi mettete in testa per proteggervi dalle Esatto, dalle... esatto Esattamente. Eh. Sono, sono reti che, che, che proteggono dalle punture. Perché comunque io, per esempio, io lavoro a mani nude però una puntura in faccia anche no <ride> quindi a meno che non stia andando da uno sciame la maschera la uso la mascherina quella del covid è un, ancora un'altra cosa ok ok, okay. andiamo e, avanti e, andiamo avanti e dicevo le api non hanno interesse a pungere a meno mm. che a meno che non, non ci siano delle situazioni particolari quindi quando le schiacciamo o, uh, o gli passiamo davanti all'alveare, all o se l'alveare per qualche motivo cade o ha un colpo, o appunto capita spesso che mh, eh, i contadini vengano punti quando sfalciano. Non, non, ho, non abbiamo ancora ben capito se sono le vibrazioni o il rumore. Comunque fatto sta che quando uno va, da, va vicino alle api col decespugliatore è molto facile. Che venga punto probabilmente sono anche i, i, quando si spaga col filo no partono i pezzettini gli vanno addosso eh, come faremmo noi che succede chi è e riescono certo. a vedere eh, e si arrabbiano eh sì, arrabbiano eh, eh. arrabbiano perché si spaventano perché il, la, la puntura è sempre un atteggiamento di difesa certo. è sempre una reazione non è mai Uh, tu mi stai antipatico e ti vengo a pungere. Mm. Ecco invece qui abbiamo un po' di foto perché eh, molto spesso si tende, a, um, eh, si tende a fare un po' confusione, no? o uno ci lavora e allora sa che le api sono api e, eh, e si interessa, oppure o sono tutte vespe o sono tutti calabroni. Qui abbiamo un calabrone Uh, il, la vespa crabro, uh, una, um, le vespe cartonaie, le polistes si chiamano. Quindi, Poi se qui c'è una vespa. Giusto? Sì, a te, nome, ecco, in allora la, la, sì, vado in ordine. Hai ragione. La prima in alto è la vespa crabro. È facile per noi un po' meno. Per cui sì, hai, hai ragione. Andiamo in ordine. Poi c'è la vespa germanica. ok le polistes, quindi le, le cartonaie, le osmie, l'ape da miele, l'ape smellifera, dei bombi, quelli sui sul fio, i due bombi sul fiore, e per ultimo un dittero. Quindi okay. tutti questi animali hanno il pungiglione e hanno la possibilità di pungere, le femmine. Il dittero, solo, le femmine solo le femmine, sì, i bombi, i, scusami, i fuchi non hanno il pungiglione perché il pungiglione è un è l'apparato riproduttore involuto praticamente siccome alle, alle operaie non serve in questi insetti sociali alle operaie non serve l'apparato riproduttivo nei, nei, nei millenni nei milioni di anni è diventato un pungiglione e dicevo i ditteri sono molto interessanti perché anche qui è una strategia di difesa naturale i ditteri fanno finta di essere api o vespe quindi assumono la livrea per non essere attaccati eh, è un comportamento estremamente interessante allora, ehm, ecco questa, questa ci tengo molto a, a, a questa slide e a quella dopo perché ehm, noi abbiamo abbiamo paura di quello che non conosciamo no? E, ci sono decine di film eh, sulle api assassine. Effettivamente in America ci sono le api assassine fino a un certo punto, però comunque più cattive delle nostre. Eh, ed è successo per un incidente mh, scientifico. Sono scappate. E hanno portato le api africane in Sud America e sono scappate. E negli anni 50-60... Um, le api sono state prese a um, come dire a, a, a esempio di uh, appunto api cattive, api assassine, api, cioè lo sciame. E, nel simbolismo del cinema era il comunismo. Eh, ed è carinissima questa cosa, ecco, qui ci sono un po' di, di locandine di film <ride> con le api assassine o. Mi ricorda un po' quello che sta succedendo, diciamo, in questo, in questo periodo, negli ultimi anni, che le nostre api sono messe in pericolo da delle specie aliene, vero? Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, sta cosa eh, sta, sta succedendo? Che purtroppo ormai da una quindicina d'anni ormai è arrivata in Francia una vespa eh, che si chiama Vespa Velutina. Che è molto simile al nostro calabrone, alla Vespa Crabro, ma ha comportamenti di caccia molto più efficaci, fa nidi più grandi e soprattutto le api non si sono coevolute. Quindi, mentre sulla Crabro hanno dei meccanismi di difesa, sulla Velutina non hanno alcun meccanismo di difesa. E dal 2004, quando è arrivata in Francia, ormai è praticamente, non dico in tutta Europa, ma quasi, e in Spagna, in Portogallo. E, 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 e in Italia, cioè qui in Liguria e soprattutto nel Ponente, appunto al confine con la Francia, adesso si è spostata in, uh, a Spezia e, e stiamo facendo molta attenzione a Savone e a Genova perché l'aspettiamo da, da un momento all'altro. Ecco. Bene, adesso eh, parliamo un po' di comportamenti. Quindi finalmente sto cavolo di Covid sta un pochino allentando la presa Finalmente si può ricominciare, insomma, a fare un po' di vita in giro e però, esatto. sorpresa, eh, <ride> gli animali hanno invaso molti spazi che oramai erano nostri perché. Tranquilli e beati, questi hanno cominciato a girare per le città, eccetera, eccetera. E quindi, sicuramente, voglio dire, anche tanti insetti hanno approfittato, credo, della quiete della calma per magari nidificare, per, per crescere di numero, eccetera, eccetera. Eh. E quindi, credo che farci le passeggiate, insomma, bisogna avere qualche attenzione. Sì, sì, allora diciamo che innanzitutto è, è una buona notizia perché le api e gli apoidei in generale sono bioindicatori. Quindi se ci sono le api, se ci sono i bombi, vuol dire che è un, così come le rane o i pipistrelli, eh, vuol dire che è un posto pulito. Quindi dovremmo essere felici, ecco. Però eh, no, non, tutti sono, non tutti possono diventare apicoltori e, e, e non dire nulla quando vengono punti dalle api. A me, per esempio, ormai nelle mani non me ne accorgo quasi più. Però mh, non siamo tutti uguali, ovviamente, e anzi, c'è chi rischia. Quindi cosa succede se ci troviamo un'ape, ma vale anche per le vespe intorno? Bisogna stare fermi. Cioè, la, la prima reazione non è di mettersi a... A, a gesticolare con le mani davanti alla faccia per mandarla via sbagliato sbagliato e perché la agitiamo torna al discorso di prima no? lei ha una reazione anche, come ci spaventiamo noi anche l'ape si spaventa, si infastidisce e quindi attacca se invece noi la ignoriamo stiamo fermi, magari abbassiamo la testa la inca ci incassiamo un po' ci allontaniamo con calma non, ora, la certezza non la posso dare, però è molto più difficile che punga rispetto a un comportamento eh, di agitazione, ecco, pi piuttosto che agitarsi. E l'altra cosa, ora in città eh, è diverso, però se uno va a fare una gita in campagna, sarebbe meglio non mettere profumi forti. Io mi ricorderò sempre quando mi tingevo i capelli. Appena tinta mia, mia, mi venivano intorno molte più api che normalmente perché era un odore chimico floreale e, cioè, e, ed erano interessati. I vestiti colorati, vero che attirino. Ma, allora, quello diciamo che eh, è una cosa: cioè si usa per l'apicoltore a vestirsi in modo chiaro. E per la gita in campagna mh, vale forse più per le zecche. Che per le api divertirsi in modo chiaro perché, perché si vedono meglio. Ma, ma questo è un altro discorso. Bene, okay. eh. adesso andiamo a parlare eh, del, dell'atto tecnico, nel senso. Poi ne parleremo con la dottoressa Bignardi delle reazioni, diciamo, chimiche eh, che, che il nostro organismo, diciamo, eh, in qualche modo andrà a creare con il veleno dell'imenotero. Eh, con te invece mi piacerebbe parlare dal punto di vista proprio tecnico, quindi del gesto tecnico. Cosa succede quando ti punge un, un, un insetto, un imenottero? Allora, innanzitutto c'è da fare la, la distinzione tra vespe e api. Eh, le vespe hanno il pungiglione dritto, quindi mm. non, eh, possono pungere più volte e andarsene, mentre le api. Hanno il pungiglione seghettato che sulla pelle umana o sul, sul pelo, sui vestiti rimane incastrato. Quindi, cosa succede? Si, ehm, fuoriesce dal corpo dell'ape il pungiglione con attaccata la sacca velenifera e rimane attaccata a noi. A questo punto, bisogna assolutamente, eh, levarselo il prima possibile. Perché questa sacca velenifera ha dei muscoli che continuano a pompare il veleno. Ma non bisogna prendere le pinzette o le dita e schiacciare, perché ci faremo un'iniezione praticamente, ma con l'unghia o con un coltellino, con delle chiavi, insomma con qualcosa di duro, passare sulla pelle e far uscire il, il pungiglione senza schiacciare. E, e questo. Mh, questo per, per far uscire un po', me, per, per assumere un po' meno veleno. Ecco. Ho capito, ho capito. Qua eh, vediamo una, un pungiglione, no? Che, che Esattamente. È il, il, il pungiglione conficcato, la sacca velonifera, poi si vede quel, quel filo, diciamo, sì. e, e là c'è l'intestino dell'ape. Quindi ecco, proprio bene, viene, sì. esplode l'ape, poverina. Allora, ecco. nessuna delle due esiste. <ride> Quindi né troppo cattiva né troppo buona, è questo che vuoi dire? Esatto, esattamente, esatto. Sì, perché si tende, eh, come per i film, si tende a idealizzare, no? Cioè, o mm -hmm. le api e le vespe si odiano, sono cattivissime, girano anche dei meme, no, In rete. Oppure sono questi eh, in, insetti fiabeschi e idilliaci. Che, che, che fanno il miele sono tanto carini, ecco, non sono né l'uno né l'altro, sono insetti a cui dobbiamo il nostro rispetto, noi okay. come apicoltori e, e anche eh certo. i non apicoltori. Quindi riassumiamo eh, con il tuo interessantissimo intervento. Cosa ci vuoi lasciare? come eh, Ricordo che poi, appunto, potete farci delle domande durante la diretta. Eh, al termine, poi verso la fine, eh, sicuramente poi eh, reintrodurremo diciamo, gli ospiti che ci risponderanno. Prego, Laura. Dai. Ecco, niente. Qui, appunto, riassumo un minimo dicendo che, appunto, cioè, capita a tutti d'estate no, che arrivino le vespe e. e che cerchino di rubare un po' di prosciutto e quelle sono le polistes, le cartonaie quelle piccole eh, se, se riusciamo a, a reprimere il nostro istinto primario che è di uccidere distruggere, dare fuoco anzi è affascinante guardarle con che precisione tagliano precisamente questo prosciutto eh, dobbiamo, dobbiamo cercare cioè do, do, dobbiamo, dovremmo cercare di, di riflettere, di, di contare fino a 10, prima di dire insetto schiaccio, no? perché sia le api sia le veste fanno parte di ecosistemi e sono utili, cioè non sono utili sono solo le api perché fanno il miele, sono tutti utili. Eh, certo. Poi l'altra cosa importante è di notte con sì. le luci forti. Che, che non sono naturali, ovviamente, le vespe, i calabroni, per esempio, possono essere attratti e confusi. Cioè, ca certo. Capita che, che sbattano sulla luce. Anche lì cosa facciamo? Spegniamo un attimo, ce cioè, andiamo magari un secondo e, come dire, gli, gli diamo il, il tempo di, di, di levarsi di lì? No? Okay. E okay. effettivamente ci sono, ci sono de delle vespe a cui bisogna stare un po' attenti, le terragnine, quelle che fanno i nidi per terra o come dicevamo prima la vespa velutina, è abbastanza pericolosa. Ma questo non vuol dire che dobbiamo sterminare l'intera spesa. È vero, ok. <ride> Laura, ti ringraziamo tantissimo Grazie e ci rivediamo molto. tra un pochetto. Ok, adesso ritorniamo alla, alla palla alla dottoressa Donatella Bignardi. Allora, Donatella, eh, la spiegazione di Laura è stata molto interessante, molto, molto carina. E eh, volevo a questo punto invece vedere l'aspetto, diciamo, scientifico con te. Quindi gli insetti sono bellissimi, gli animali servono all'ecosistema e tutto quanto, ma purtroppo possono causare dei problemi, dei problemi anche gravi. Per cui ripartiamo di, qua, ripartiamo di qua, quindi ripartiamo da una descrizione... Tu, ovviamente, qui metti termini scientifici perché tu rappresenti la scienza e quindi eh, dai, partiamo di qua e, e cominciamo un po' a capire un po' bene. Assolutamente. Laura ha già detto le cose più interessanti in riferimento al comportamento degli menotteri che poi sono quelli che ci interessano dal punto di vista allergologico perché gli imenotteri sono più di 120.000 specie, ma per fortuna quelle che danno problemi di allergia sono un numero, almeno in Europa, sono limitate appunto, abbiamo visto, alle, alle api, agli apidi e ai, ai vespidi. Ma ehm, forse vorrei spendere eh, ancora due parole per aiutarci a identificarli meglio perché eh, quello che vedremo mh, parlando delle possibilità terapeutiche, esiste la possibilità eh, in chi ha avuto delle gravi reazioni di fare un'immunoterapia eh, desensibilizzante e per arrivare a scegliere il vaccino giusto bisogna essere il più possibile certi eh, di identificare. Eh, L'insetto che ha causato la reazione e quindi il criterio di riconoscimento eh, è importante anche perché eh, essendoci delle eh, forti similitudini tra i veleni, a volte si può risultare allergici a più di un insetto contemporaneamente. Nelle eh, api ci ha già parlato. Laura, eh, sicuramente, come ha detto lei, i pazienti tendono a definire tutti api o tutte vespe, ma eh, a volte se si fanno le domande giuste, eh, il riconoscimento può essere un pochettino aiutato. In primo luogo il discorso del pungiglione, perché se il pungiglione è stato trattenuto è molto più probabile che sia stata un'ape per i motivi che ci ha già spiegato, anche se eh, l'aver schiacciato l'insetto potrebbe condurci all'errore. Il corpo, più il corpo peloso per l'ape e non per le vespe ci può aiutare nel riconoscimento. La cosa più difficile, però, è distinguere tra loro i diversi tipi di vespa. Eh, infatti, se mi fai vedere poi la successiva, questo è il polistes, eh, la vespa cartonaia di cui si parlava prima. Così potete vedere e riconoscere uno, eh, il nido tipico, che è in genere di piccole dimensioni, posto in posizioni elevate, o caratteristicamente. Dentro a dei tubi, a delle grondaie, sotto i tavoli, ehm, nelle cancellate, sono le vespe col vero vitino di vespa, quelle belle mm. assottigliate che quando volano tengono anche le zampe un po' in giù e che si possono riconoscere. Se di aggressività vogliamo parlare, perché sono pur sempre. <coughs> Come dicevamo eh, degli insetti sociali che quindi si attaccano, lo fanno per difesa. Eh, sono un po' meno aggressive invece delle vespule. Questa che la chiamiamo giallone, che la chiamiamo terraiola, o col suo nome di vespula, è quella che distinguiamo per il corpo fatto più a scudo, più tozzo. Quindi per la. Ehm, Presenza di nidi di, anche di grandissime dimensioni, spesso interrati, e che a differenza di quella del polistes sono eh, rivestiti da questo rivestimento proprio cartaceo, che le rende impermeabili. E sono mh, nidi veramente di grandi dimensioni, e il rischio maggiore è quello di andarle a disturbare, ad esempio, durante attività di giardinaggio agricole. o, o... Campeggiando eh, in modo tale da disturbare l'intera colonia e quindi da essere punti in, eh, in numero elevato, ma anche una singola puntura può determinare reazioni molto gravi e la, la vespa terraiola è particolarmente golosa del nostro cibo, delle nostre bevande, per cui. Alle precauzioni di cui abbiamo già parlato prima vorrei aggiungere la necessità di non bere dalle lattine lasciate aperte all'aperto, di, di guardare il cibo che è rimasto all'aperto prima di eh, assumerlo e, e quindi di fare attenzione anche eh, nel momento in cui si va a raccogliere frutti, att grande attenzione a dove mettiamo le mani. Eh, in questo periodo, e poi il calabrone. Mm. Sicuramente, se, se dobbiamo pensare ad un insetto che ci fa paura, eh, pensiamo al calabrone grosse dimensioni, atteggiamento che può essere aggressivo, nidi veramente di grosse dimensioni, attitudine al volo notturno, ehm, per cui grande quantità di veleno iniettato eh, rispetto alle vespe, per cui è molto spesso causa delle reazioni più gravi. Oltretutto, come abbiamo visto nell'albero filogenetico che abbiamo mostrato prima, ha una stretta similitudine con la vespula e in forma minore anche col polistes, per cui eh, spesso eh, è in grado di determinare gravi reazioni in persone che sono state sensibilizzate prima da punture di altri vespidi, quindi mm. punture di vespe tollerate, e poi si passa alla possibilità della reazione allergica. Allora, allora. che cosa succede? Quando viene... prima, prima del cosa succede eh, prima del, del cosa succede perdonami ti, ti, ti interrompo perché certo. eh, abbiamo una sorpresa abbiamo una sorpresa nel senso che interviene interverrà alla diretta un tuo paziente un tuo paziente da parecchi anni che ahimè con queste bellissime bestiole ha avuto una disavventura veramente potente quindi diamo il benvenuto a Paolo eccolo qua buonasera Paolo buonasera, buonasera. cari, buonasera a tutti buonasera Paolo, ci diamo tutti del tuo a questo, ho dec deciso io, ci diamo Andiamo. tutti del tuo e facciamo prima eh, allora Paolo, tu mi raccontavi che nel 2006 eh, ahimè, eh, hai avuto una, una brutta disavventura So che tu fai una vita molto all'aria aperta, ti piace tantissimo, poi ci racconterai un po' tutto quello che fai, ma purtroppo in una di queste occasioni, cosa è successo? Allora, guarda, parliamo del 15 settembre del 2006, che hai citato tu, eh, allora parliamo proprio di quel giorno lì. Allora ci avevo i capelli, cosa che non ho più. E un calabrone mi era stato impigliato nei capelli, ho cercato di allontanarlo, fatto fatto che ma punto. Ora, subito dopo la puntura, diciamo 5 minuti dopo, mi sono reso conto che era una cosa assolutamente non trascurabile perché ho cominciato a sentire dei formicoli ai piedi, alle mani, insomma tutte le zone sporgenti, eccetera, eccetera. Ecco, ti faccio domanda, ti era già successo che ti pungesse qualche insetto o no? Mi era già successo un sacco di volte. Perché, un sacco di volte. Sì, un sacco di volte. Un nido di quei calabroni lì, eh, mm. l'ho trovato un'estate eh, che ho un osservatorio dove vado a vedere gli uccelli, eccetera, eccetera. Tirando sulla botola ho schiacciato il nido e naturalmente mi ha puntato 7-8 volte. Sono sceso di corsa, ma comunque sette, 8 volte mi ha puntato male, molto male, però in realtà reazioni allergiche. In niente un'altra volta le vespule di nuovo stavo tagliando col decespugliatore un po di erba ho fatto un errore cioè non l'ho visto ho fatto un errore ma punto di nuovo almeno dieci volte che ti dico dieci volte sono tante eh? però assolutamente niente quella volta allora, lì ma in... marchiamoci la cosa con la dottoressa Bignardi perché mi risulta che poi l'essere punto così tante volte Potrebbe, in, potrebbe, indurre, potrebbe indurre una sensibilizzazione. Adesso, io non lo so. È una domanda dico, che, che riserveremo poi alla dottoressa okay. Bignardi che ci racconterà il suo punto di vista. Comunque, scusa, lì, lì, eh, lì stavo sta, guarda, stavo andando su. Mio padre era dietro perché aveva già un'età veneranda, eccetera, eccetera. L'ho chiamato per telefono e gli dico: Guarda, torniamo indietro perché voglio andare all'ospedale. Eh, dice: Ma cosa succede? qui E là dico: Guarda, mi sento male, mi sento male e vole... io sono di Pegli, l'orto ce l'ho nella villa Pallavicini. volevo andare all'ospedale di Sestri, che è il più vicino in assoluto. Scendo, arrivo alla macchina, faccio circa un chilometro, giuro, capogiri a non finire, tenete presente che io sono una persona che ho sempre fatto un 50-60 mila chilometri all'anno, quindi molto pratico di macchine. Capogiri Caprici, a non finire. Tu lavoravi in ambiente medico, giusto? Sì, eh, allora, ero un dirigente di un'azienda farmaceutica, insomma, mm. giravo un po', giravo un po' per medici, ora. Spero che mi ricordino tutti con piacere di non essere tanto <ride> proprio un rompibale in assoluto, ma comunque eh, un minimo di cultura medica ce l'avevo, insomma... Ecco. E, quindi hai che capito era... che la cosa era grave. Capite, certo, certo. E, gli ho proprio detto, sciocano a mio papà, e poi quando siamo arrivati davanti alla Croce Verde di Pegli, ho detto, guarda, prendo l'ambulanza perché è impossibile guidare. Loro mi hanno preso, ci conosciamo bene perché era da bambini che, che frequento e io ho detto sentite dite a chi chiamate che c'è uno shock anafilatico e infatti la cosa che mi ha impressionato più di tutti è eh, sono arrivato all'ospedale di Votri, mi hanno fatto la puntura di adrenalina addirittura attraverso la camicia, cioè neanche la camicia mi hanno fatto togliere perché la dottoressa che era lì probabilmente ha capito che era una situazione di un, insomma di abbastanza grave dopo questa adrenalina sono stato lì poi è arrivata mia moglie vabbè, so, eh, poi anche cortisone mi hanno fatto eh. Insomma, sono stato lì fino alla sera, poi obiettivamente non avevo più niente, però mi sono reso conto che o cambiavo vita oppure dovevo trovare una soluzione che era il vaccino di cui sapevo. Insomma, fatto sta che sono stato indirizzato al padiglione 13. Ho trovato tutte persone non gentili, di più, se è possibile definirle così. E obiettivamente, devo essere sincero, eh, dopo 13 anni di vaccino. Con uno o forse due tentativi per vedere se mi ero desensibilizzato, ma purtroppo questo non è succeduto. Eh, però io ho continuato a tenere duro perché in realtà col vaccino io sono ritornato a quello che ero antecedente con lo shock anafilattico. sono stato punto ancora parecchie volte, eh, perché ripeto. C ho un sacco di hobby che sono tutti alla vita all'aperto e una Vespula mi appunto addirittura alla spiaggia perché vado anche a pescare in mare quindi voglio dire le possibilità di farsi pungere se uno ha la disgrazia di essere allergico sono ampie, sono ampie. se poi uno frequenta l'area aperta sono ancora più ampie ovviamente e... racconto un'esperienza nove punture di Vespa tutte in fascia perché avevo i guanti eh, tutto coperto eccetera eccetera ho infilato il manico del rastello che mi funzionava da bastone dentro un nido di terai... ter... di vespe teraiole e naturalmente queste si sono arrabbiate cioè voglio dire ora lì il calabrone che mi era restato nei capelli probabilmente è stato proprio un incidente di percorso gli altri casi ho sempre cercato di evitare perché è nell'interesse mio comunque ripeto l'adrenalina salva la vita il gli allergologi adesso non lo dico per piaceria perché non fa parte proprio della mia cultura. Però, obiettivamente, se uno ha la pazienza di sopportare le prime 6-7 settimane, perché uno che lavora le prime 6-7 settimane sono tutti lunedì mattina, quindi, in qualche modo, deve, deve liberarsi. Ecco, io avevo il mio, mio primo problema è stato quello. Ma poi, successivamente, adesso le faccio 11, ogni 11-12 settimane, quindi il, voglio dire, il costo dell'impegno è modestissimo. Giuro, finché ho lavorato, sono sempre andato a lavorare dopo il vaccino. Ora, non era previsto, ma io lo facevo, mi andava bene lo stesso, perché in realtà non rimanevo qui a Genova, non uscivo, perché ci sono delle precauzioni anche lì da prendere, però fattibile. Quindi, se qualcuno malauguratamente dovesse avere questo tipo di disavventura, oggettivamente, e lo dico senza, ripeto, senza piagerie, senza niente, si rivolga a degli specialisti, si faccia vaccinare perché obiettivamente la sua vita ritorna antecedente all'incidente. Ora, gli shock anafilatici, credo che ci sia ancora qualcosa da capire integralmente, però succedono tutti i giorni. Quindi, voglio dire, e con questo direi, io resto disponibile se qualcuno mi chiede qualcosa, ma... La mia esperienza l'ho raccontata, credo abbastanza bene. Insomma. Caro Paolo, ti ringraziamo veramente tantissimo della Grazie. tua testimonianza. Prego, prego. Che prego. È stata Grazie. molto importante perché dai là alla dottoressa Bignardi a questo punto a spiegarci perché. Paolo ha avuto una reazione del genere, nonostante avesse già ricevuto più punture e tutto sommato senza grossi problemi se non il dolore, ovviamente, che ha dato. Va bene, eh, tolgo Paolo, scusami, rimani in linea, ovviamente, nel caso in cui qualcuno volesse fare delle domande, e con Donatella torniamo qua. Per cui la reazione allergica: eh, sì, perché nel momento in cui eh, viene inoculato il veleno. Vengono inoculate diverse sostanze, tra cui alcune eh, ad alto peso molecolare che possono funzionare proprio da allergeni, cioè indurre la produzione delle IGE specifiche, che sono gli anticorpi che sono coinvolti nella reazione allergica e che sono in realtà un meccanismo di difesa da parte dell'organismo nei confronti eh, del veleno e che quindi eh, dovrebbero servire eh, a eliminarlo. Ehm, a ridurne la tossicità il problema è che eh, ci possono essere delle persone predisposte che dopo una o più punture ehm, in qualche modo non riescono più a tenere questo eh, fenomeno regolato e, e, e quindi passano da uno stato di sensibilizzazione che è rappresentato dalla semplice produzione dell'IgE che non vuole dire ancora patologia allergica Passano alla reazione allergica di variabile gravità. Eh, L'avere ricevuto multiple punture ha sicuramente indotto eh, questa sensibilizzazione, e poi viene il momento: non per tutti, ma per chi è eh, diciamo predisposto, che magari una puntura più ravvicinata o una maggiore quantità di veleno, un insieme, un insieme di fattori. Eh, concomitanti può determinare eh, lo svilupparsi della reazione. Reazione che eh, può essere eh, di estrema gravità, eh, interessando più apparati contemporaneamente fino appunto al quadro dell'anafilassi, come ci ha descritto il signor, il signor Paolo. E nella maggior parte dei casi però a volte le, le manifestazioni allergiche sono limitate a, uno, a una reazione locale. Eh, che eh, se è una reazione eritematosa di pochi centimetri è del tutto normale, non è segno di allergia, ma segno solo dell'effetto locale, eh, infiammatorio, tossico delle diverse componenti del veleno e comincia ad avere le caratteristiche della reazione allergica quando eh, il diametro supera i 10 centimetri e la durata supera le 24 ore. In quel caso possiamo dire che è bene cominciare ad occuparsi della propria allergia e quindi rivolgersi senza estrema urgenza, ma rivolgersi all'allergologo per eh, cercare di capire se si è allergici o meno, eh, anche perché la reazione locale eh, dà un rischio di sviluppare reazioni sistemiche piuttosto basso, secondo dati di letteratura vecchi. Sostanzialmente non significativamente diverso da quello della popolazione generale, però abbiamo pubblicato anche noi, abbiamo partecipato recentemente ad uno studio eh, multicentrico europeo in cui sono stati seguiti nel tempo alcune persone eh, con reazioni locali ed è stato visto che il rischio di sviluppare una reazione sistemica può, essere, può arrivare addirittura al 24%. Quindi anche chi ha una reazione locale è bene che eh, faccia chiarezza sul, sull'aspetto e si valutino i rischi complessivamente. Purtroppo però uh, a volte la reazione locale o d'amblè come è successo al signor Paolo si possono avere dei casi di anafilassi che nella sua forma più grave può avere anche un esito fatale. Ora qui non vogliamo assolutamente fare del terrorismo perché… Eh, come potete vedere i casi eh, fatali sono veramente, veramente eh, rari, però credo che sia nostro dovere cercare di fare di tutto per prevenirli. Da quello, dai dati di letteratura sappiamo che eh, l'anafilassi eh, risulta mortale eh, in circa in meno di un caso per milione di abitanti all'anno e che circa il 20% di questi casi può essere imputato ad allergia al veleno di menotteri. Nel 50% di questi casi l'allergia. È, 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 C'erano reazioni precedenti e quindi eh, l'evento avrebbe potuto essere evitato se eh, opportunamente inquadrato dal punto di vista della diagnosi e della terapia. Eh, purtroppo l'anafilassi la, fatale dai menotteri ha una caratteristica importante: è molto rapida. Eh, in genere lo shock si sviluppa nell'arco dei primi 10-15 minuti e in un quarto dei casi è caratterizzata da ehm, ostruzione delle vie aeree superiori. E anche sappiamo che ci sono delle persone più a rischio che sono ehm, i soggetti anziani, eh, spesso con magari patologie cardiovascolari associate e, e, e che è più frequente nel sesso maschile, anche se questo può disporre. Può dipendere più che altro da una maggior esposizione anche per tipo di professioni che espongono a un maggior numero di punture e quindi a un maggior rischio di eh, sensibilizzazione. E quello, per quanto riguarda l'Italia, ehm, abbiamo proprio recentissimamente ehm, pubblicato eh, il primo lavoro epidemiologico eh, su, sui casi di anafilassi fatale eh, in collaborazione con il centro allergologico di Ancona. Eh, andando ad analizzare tutti i dati eh, ISTAT sulle cause di morte e abbiamo potuto osservare che anche in Italia il tasso è simile a quello degli altri paesi eh, se riusciamo ad andare veramente nonostante l'imprecisione dei codici eh, di cui abbiamo, che abbiamo a disposizione a identificare tutti i casi che possono essere riconducibili all'anafilassi e eh, Purtroppo per l'anafilassi dai menotteri non c'è un codice specifico, quindi diventa difficile avere un dato certo della mortalità dai menotteri. Se ci basiamo solo sui dati certi, abbiamo un 5,6% di casi che è completamente sottostimato rispetto ai dati reali. Se invece allarghiamo anche ai casi che possono essere eh, compatibili con anafilassi, allora arriviamo a oltre il 50% dei casi, per complessivamente una mortalità di 0,17 per milione di abitanti. Questo ci dà le dimensioni del fenomeno e ci dice anche che è un fenomeno che è ancora un po' sottostimato. Un altro aspetto importante di questo studio era il fatto che nel, in oltre il 40% dei casi eh, gli eventi si erano verificati non all'interno delle strutture ospedaliere. Quindi è molto importante, eh, lo è moltissimo per l'allergia al veleno di menotteri, poter avere immediatamente disponibile l'adrenalina per poter intervenire nel tempo più rapido possibile e iniziare quindi la terapia che poi nei centri di pronto soccorso dovrà essere proseguita. Ecco Donatella, scusa, ti interrompo. Io ho visto che eh, si parla soprattutto di età adulta e sesso maschile, sì. quindi l'incidenza soprattutto in quello. Noi come Ala ci occupiamo molto del mondo della, della scuola e quindi dei giovani, anzi chiamo un attimo in causa anche a Roberto che lui oltre che essere il vicepresidente dell'associazione e anche il responsabile di Alabimbi la nostra associazione si occupa proprio no, di eh, incontrare il mondo della scuola e in qualche modo dare gli strumenti eh, per gestire appunto, le problematiche legate per esempio all'anafilassi a scuola. Abbiamo fatto tanti lavori, abbiamo parlato di anafilassi per alimenti, ma ovviamente eh, la cosa si estende anche al, eh, diciamo, al discorso degli menoteri. Giusto, è arrivata una domanda che io adesso pubblico. In caso di uno studente allergico grave alle punture di menoteri, quali precauzioni consigliate di adottare a scuola? Allora, volevo una risposta innanzitutto da te, Donatella, e eh, che. Eh, in qualche modo ci dice dal tuo punto di vista medico cosa cosa suggerisci su questa su questa cosa qua e poi brevissimamente a Roberto invece cosa facciamo con il mondo della scuola e eh, diciamo cosa fa Ala per i ragazzi per, eh, e per le famiglie con problematiche legate a tu cur il problema legato alla, alla allergie. Ma eh, fermo restando che, per fortuna, l'allergia al veleno di menotteri. Tra i bambini è molto meno diffusa se abbiamo un bambino che ha avuto una grave reazione e che quindi è a rischio reale di avere reazioni sistemiche. È fondamentale che la scuola sia dotata di adrenalina e che non solo sia dotata la scuola, ma che l'adrenalina sia immediatamente disponibile ovunque si trovi il bambino. Quindi, se il bambino eh, o il ragazzo eh, trascorre delle ricreazioni all'aperto. Se le attività didattiche si spostano eh, in altre sedi, l'adrenalina deve seguire il bambino, non deve rimanere a scuola. Questo è fondamentale. Poi, sarebbe auspicabile che fossero disponibili anche terapie come steroidi, cortisone, antistaminico per il trattamento di eventuali reazioni meno gravi. Che non devono assolutamente sostituire l'adrenalina in caso di reazione anafilattica, ma possono essere di aiuto per eh, reazioni eh, esclusivamente cutanee, ad esempio. E poi è molto importante che venga tenuto d'occhio l'ambiente scolastico, cioè che non si verifichino situazioni di formazioni di, di nidi in cavità o anche in prossimità della struttura, quindi che queste siano immediatamente rimosse appena osservate. Certo. Roby. Sì, eh, sono tutti ovviamente consigli molto utili, indicazioni delle quali bisogna tenere presente, sempre conto, soprattutto nella fase di eh, preparazione del piano d'emergenza che deve essere pensato, studiato e preparato a scuola, perché il protocollo dei farmaci a scuola che noi abbiamo siglato e condiviso con eh, tutti le istituzioni il comune di Genova, soprattutto, ma anche la ASL, eh, i centri specialistici, eh, l'ufficio scolastico regionale, eh, predispone proprio un piano di emergenza che deve essere pensato e eh, misurato per la necessaria eh, patologia della quale soffre il bambino. In questo caso sapere in anticipo chi è lo studente che è affetto da questo rischio probabile di crisi anafilattica dovuta a un certo tipo di allergia, eh, deve essere eh, indispensabile eh, la conoscenza da parte della scuola perché vengano messi in campo tutti gli strumenti utili a poter intervenire. Quindi, eh, senz'altro, se è presente l'adrenalina in ambito scolastico, perché è stato prescritto dal centro specialistico, questa adrenalina deve seguire il bambino in tutte le attività scolastiche, destra scolastiche, che fa in, sempre nel, nell'orario scolastico, cioè, ovvero le gite scolastiche, i laboratori fuori dall'ambiente scolastico, e ma deve, ripeto, soprattutto essere pensato prima il modo di intervenire e quando si può di prevenire che accada il fenomeno. Certo. Ok, sì, stiamo... Stiamo arrivando al termine di questa interessantissima diretta. Eh, faccio ritornare in onda sia Paolo che Laura, che ovviamente ringrazio tantissimo. Sono arrivate alcune domande, per cui cominciamo a farle girare. Eh, ad esempio, è arrivata una domanda che ci ha incuriosito, è stata divertente. E che e Magari Laura ci può dire qualcosa: perché pungono? Ma perché cavolo pungono questi insetti? Ok, che eh, va bene, li facciamo arrabbiare, però ma perché devono, devono non possono andare? è finita lì. Forse loro se ne vorrebbero andare. No, come dicevo prima, è, è una reazione di difesa. Mm. C'è sempre un evento scatenante che può essere incrociarsi, cioè a volte capita anche in moto di, di prendere la vespa o l'ape addosso, o possono essere, nel caso delle api, pratiche apistiche. O, o, o incidenti come, come appunto eh, sfalciare l'erba, come dicevo prima, o, o incidenti come quando si incastrano nei capelli, come è successo a Paolo. Eh, anche le api lo fanno, si incastrano nei capelli e, e, e sembra che impazziscano, eh, però comunque pungono perché, perché è la loro arma di difesa, non ne hanno altro. Eh, beh, sì, in effetti anche loro giustamente, se vengono, si sentono attaccati in qualche modo, contraccambiano anche noi umani. Spesso, anzi, spesso lo facciamo anche senza bisogno che qualcuno, che qualcuno ci attacchi. Qua c'è un'altra domanda. Le sì. api no. È vero? Eh, sì, <ride> ma infatti io penso sempre che l'essere umano, credo che nella, nel, nel mondo animale, sia forse quello un po' più fetente, come si dice. Eh, Donatella questa è una bella domanda per te perché è molto molto così interessante cioè, chi è che alla fine è più a rischio di tutto sto baradano cioè, eh, abbiamo sentito ah, io ho ricevuto mille punture non mi è successo niente sono tranquillo, sono sereno eppure diamine poi un giorno tac è successa una roba e fortunatamente il nostro amico Paolo eh, in qualche modo era una persona è una persona eh, con una certa eh, cultura anche medica e tutto quanto, e quindi lui ha saputo riconoscere determinati sintomi. Ma non sempre dire, funziona in questo modo: non sempre si ha la fortuna di avere il papà a fianco che ci accompagna all'ospedale. Non sempre si ha la fortuna di, no, di, poter, di poterla raccontare. Ahimè, eh, è brutto dirlo, ma è così. Quindi eh, Magari da una parte rassicuraci un po', ma nello stesso tempo magari se, 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 se ci dai due, due, ancora due dritte su, su chi è potenzialmente a rischio. Sì, ehm, il, il fattore di rischio più, più chiaro e, e che non dobbiamo sottostimare è l'avere già avuto delle reazioni precedenti, perché quello veramente ci indirizza eh, a fare una diagnostica e iniziare un trattamento. Chi ha già avuto una reazione con dei sintomi respiratori o cardiocircolatori ha un rischio eh, aumentato di quanto dipende da tanti fattori. Possiamo dire 40-60% di avere una reazione grave se è ripunto, se c'è già stata una reazione sistemica eh, grave. E, sembra banale dirlo, ma molto spesso anche non è eh, scontato che chi ha avuto una reazione ricorra e sia consigliato a ricorrere eh, all'allergologo per fare una diagnosi e iniziare il trattamento e non è neanche scontato che poi il trattamento sia accolto una volta proposto. Quindi penso che l'esperienza del signor Paolo conti più di quanto a volte possa, possa dire un medico perché è un'esperienza reale. Poi ci sono altri fattori di rischio che sono uh, dipendenti magari dall'insetto, cioè l'avere ricevuto punture ravvicinate è un fattore di rischio per cui dopo una puntura nel, nelle settimane successive si rimane comunque più, più a rischio. Eh, la puntura di calabrone... È, per la quantità di veleno che inietta, ma anche le punture di ape sono correlate spesso a reazioni più gravi. E poi ci sono dei fattori di rischio che dipendono eh, dallo stato di salute eh, generale della persona, perché l'avanzare dell'età, le patologie cardiovascolari, eventuali trattamenti antipertensivi possono influire con la risposta eh, positiva dell'organismo alla puntura. E ci sono poi dei problemi legati a una particolare attivazione dei mastociti che predispongono a delle reazioni molto gravi e quindi quel, eh, tra le indagini che facciamo c'è sempre un'analisi di questo fattore di rischio che è molto importante per la decisione terapeutica, la prosecuzione delle terapie. E, mh, soprattutto se ci sono già stati dei casi gravi con perdita di coscienza è qualcosa che deve andare ad essere indagato. E poi ci sono, come dici tu, anche dei fattori di rischio culturali, perché eh, il non conoscere della possib la possibilità della terapia con adrenalina, sottostimarla, è eh, qualcosa che eh, è veramente coinvolto eh, nel, nel buon esito del, okay. dell'episodio. Okay. Senti, eh, è arrivata una domanda che secondo me interessa sia te che Laura. Partiamo da Laura, perché secondo me questo Paolo Beretta potrebbe o oh, è, eh, non lo so, un tuo... Un tuo associato, immagino, essendo un apicoltore, immagino che eh, in qualche modo no. Eh, ecco, è, è vero, questa domanda è verissima, la sapevo anch'io. È vero che l'immunità al veleno si raggiunge dopo molte punture nel tempo. Io so che addirittura dei vostri colleghi, e dimmi se sto dicendo la bagianata. <ride> Scientemente prendono delle api, si auto iniettano il veleno in una sorta di autovaccino. È vera questa cosa, funziona. Cioè, Rispondetevi, tutte e due. La scienza è, è la, la parte, diciamo, degli apicultori <ride> esatto. Ma allora, per me è stato così, nel senso che io ero sensibile, avevo delle reazioni locali anche piuttosto importanti, cioè gonfiavo, ronzavo molto. E a forza di punture il, il fisico si è abituato, però e, e la dottoressa lo, lo spiegherà meglio di me. Non sempre funziona così, non è matematico. Mm -hmm. E c'è da dire che il veleno d'api fa molto, molto bene per l'artrite, quindi <ride> <ride> a posto. Siamo stringati perché domande ne abbiamo ancora tante. Sì, C'è un numero critico di punture in genere, mm. perché chi ha punto veramente tanto eh, tende a immunizzarsi sempre come tendenza, niente di matematico. Invece a volte i, gli apicoltori eh, che lo fanno per hobby, i familiari di apicoltori che sono punti un numero limitato di volte non riescono a raggiungere quella eh, soglia di tolleranza, che è poi è quella che vogliamo andare ad indurre noi eh, col vaccino pungendo in modo sistematico e sempre con quantità. Eh, elevate, quindi c'è del vero in questa affermazione anche se non può essere presa come un invito a farsi pungere, assolutamente Vai Donatella, tocca sempre a te è vero che passare sulla puntura con ammoniaca è buona cosa, non è una cosa dall'ergologo, ma chissà, andaci, dici un po'? Ma eh, probabilmente toglie un po' di di reazione locale, sicuramente il ghiaccio, ghiaccio ha un anche, effetto, eh, eh, diciamo, un po', è quello che noi consigliamo mm. e soprattutto una crema cortisonica se c'è un quadro infiammatorio. Okay. Qui, caro Paolo, invece c'è un tuo collega, viaggio da anni con l'adrenalina, vedo che, mm. vedi che, che sei in buona compagnia, ahimè. Mm. Ahimè, ahimè, siamo, ahimè, contenti, ahimè. siamo contenti di essere in buona compagnia e la riflessione che faccio è questa la settimana prima ero a Perfunghi al faiello a due ore di distanza dalla macchina ah. se mi avesse punto lì il calabrone ci arrivavo alla macchina o no perché eh, visto, visto la velocità della questione per cui a volte uno non ci riflette su cioè lì ero tutto in discesa avevo la macchina a un quarto d'ora di, di distanza non è successo niente, fortunatamente. Ma è andata. È la settimana prima insomma. È a stradilusso. Qua sì, salutiamo sì. Susanna Voltolini, una collega di, di Donatella eh, che collabora sempre, sempre membro del nostro OPS. Scusate, l'ho tolta. È sempre membro del comitato scientifico del quale di Ala, del quale fa parte anche la dottoressa Bignardi. Susanna chiede domanda per gli apicoltori. Vai, Laura. È corretto pensare che le api non possono essere trovate a distanza dagli alveari per aiutare a capire quale insetto abbia punto. Allora, le api bottinano, quindi vanno a raccogliere fino a 3 km di distanza dall'alveare. Mm. 3 km so, sono tanti. Tantini? Eh, eh sì, però bottinano vuol dire che sono sui fiori. Cioè, non, se stanno raccogliendo il nettare o il polline non hanno nessun interesse a pungerci a meno di, non, come prima, schiacciarli o scontrarli o, o, o che non succeda qualche incidente certo ok ragazzi, vi ringraziamo tantissimo io avevo per ancora questa... una domanda oh, Massimo, Alberto, per, per Laura no? perché così mi ri ricollego all'inizio della trasmissione cioè è, è vero che negli ultimi due anni c'è stato un aumento in città, nelle mie cioè si vedono più api, più vespe o no? Avete notato qualcosa voi come associazione di apicoltori? Allora, sicuramente eh, eh, sta, mh, sta prendendo piede, sta andando molto di moda l'apicoltura urbana che tra l'altro a Genova è, è, è difficile da definire, perché siamo così schiacciati tra mare e monti che no, non si capisce neanche bene dove inizi la città, dove finisca la campagna. E, qualche anno fa eh, c'era stato un problema sui tigli di avvelenamento eh, per le api e i bombi. E avevamo scritto, fatto una raccolta firme e il Comune aveva... Aveva smesso di fare questi trattamenti. Come eh, per la parietaria non si usa più eh, il glifosato, ma si usano eh, altri metodi meccanici. Quindi, sì, è possibile che esatto, essere più Volevo arrivare proprio a questo. <ride> guarda, tanti, guarda, è arrivato essere, subito il commento. Voglio essere polemico, no? è una domanda fatta apposta perché sembrerebbe che appunto ci sia un po' questo aumento, anche magari una mia sensazione, ma anche di altri, vedo. Perché probabilmente si fa meno la cura del verde, no? Ora, noi come allergici, spesso siamo stati accusati, anche Massimo, in passato tu addirittura che volevi abbattere tutti gli alberi del parco Ricordo. di Nervi perché avevi chiesto che fossero invece utilizzata la piantumazione di piante non allergeniche. Quando sostituisci un albero, una pianta, perché muore, anziché sostituirla con la stessa essenza, se ha un grosso impatto allergenizzante, utilizza un'altra essenza. Mi sembrava talmente palese, ma esatto. evidentemente non è proprio così. Vi ho fatto anche un convegno a Euroflora su questo, esatto, che lo trovate esatto. sul nostro sito, tutta la diretta. Ed è, ed è proprio questo il punto, cioè il fatto che eh, ci sia questo aumento proprio perché magari si fa meno cura del verde, cioè si fa meno utilizzo di sostanze che danneggiano eh, anche le api, ma danneggiano anche noi, perché abbiamo visto e sappiamo che adesso alcune sostanze vanno nelle falde acquifere per cui sono assolutamente inquinanti. Questo non giustifica il fatto che non si faccia la cura del verde, cioè si può fare con altri sistemi che non danneggiano la natura. E che diano quindi un po' un decoro migliore alla città, che credo che questo interessa a tutti. Ma per noi allergici è importante perché diminuisce eh, tutti gli allergeni che ci sono nell'aria e preservano anche questi fantastici imenotteri, capi e bombi ai quali siamo affezionati anche noi allergici. Non vogliamo uccidere, vogliamo preservare. Signori, è stata meravigliosa questa chiacchierata. Abbiamo sforato di ben cinque minuti, solitamente noi siamo canonici un'ora, un'ora e cinque per una diretta, secondo me, molto molto interessante. È venuta anche molto molto bene. Quindi ringrazio tutti gli ospiti e grazie. diamo appuntamento alla prossima alla prossima, la dodicesima seguitissima, spero puntata. Grazie a tutti, ciao. Grazie, buonasera. Grazie, buon ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti.